Domenica 3 maggio 2015 alla Casa di Giotto sul colle di Vespignano a Vicchio del Mugello è stata inaugurata a pochi minuti, anzi sono state inaugurate due mostre personali, vedete i due banner alle mie spalle e il mare apparve di Susi La Rosa, pittrice siciliana ma ormai da tempo residente nella nostra regione, e A tratti di Orlando Poggi. Entrambe le mostre sono state visitate dal folto pubblico che, come vedete dalle immagini, oggi si è raccolto nel giardino della casa che fu di Giotto. Insieme a me c'è Giuliano Paladini, che è l'attuale presidente dell'associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico, visibilmente contento perché questa è una mostra moderna, di quadri, soprattutto quelli di Susi La Rosa, molto materici, gli altri espressione del fumetto, quindi una forma di espressione moderna, e una mostra che ha dimostrato come si devono inaugurare le mostre, cioè col supporto del video, dell'audio, del ballo, del canto, della musica, perché le inaugurazioni delle mostre devono essere delle grandi feste, e oggi c'era anche il pubblico adatto per una grande festa. Sì, veramente, noi siamo rimasti, diciamo, coinvolti in questa inaugurazione, che veramente ci ha riempito di gioia, di contentezza, perché noi siamo disponibili a ospitare tutto, e qui è arrivata una ventata di cultura veramente per noi che è ossigeno. Siamo veramente contenti perché ci hanno stravolto. Questi due ragazzi sono una fonte di inesauribile. Sono stati bravissimi, lo vedranno i telespettatori dalle immagini. Grazie. Che sta proponendo il nostro regista Stefano Lugli. Prima di passare a linea alla regia, vorrei però che tu ricordassi ai telespettatori che la mostra si conclude il 24 maggio. Avrebbe dovuto essere aperta solo nel fine settimana, ma con un grande sforzo organizzativo gli amici dell'associazione forse riusciranno a tenerla sia al mattino che al pomeriggio aperta tutti i giorni con ingresso libero. Sì, questa è un'anteprima che noi speriamo di potercela fare, che da maggio a ottobre di tenere aperta la Casa di Giotto tutti i giorni. Se non fosse possibile, però, qui ci saranno dei numeri di telefono dove sarà possibile telefonare in pochi minuti dal centro di Vicchio. Qualche amico, qualche socio, qualche artista dell'associazione verrà ad aprirvi, a farvi visitare le due mostre e anche la Casa di Giotto, dove è possibile vedere in video i capolavori del grande vicchiese. Oltre la paga ai Donnarodi spettava il tonno più grosso, il quale veniva disposto al centro della tonnara con un fiore rosso in bocca e veniva diviso fra i donnarodi in base al rango. Al primo piano della Casa di Giotto è ospitata la mostra personale di Susi La Rosa, che vedete inquadrata a mio fianco, dal titolo E il mare apparve. È stata presentata con un salone affollatissimo di pubblico qualche minuto fa da Ferdinando La Rosa, che è fratello di Susi, che è venuto appositamente dalla sua Milazzo in Sicilia per introdurre il pubblico alla lettura, alla comprensione di questa mostra. Una mostra articolata che sembra quasi divisa in due sezioni contrapposte, una dove predomina l'azzurro del mare di Sicilia, una che vedete raffigurata anche alle mie spalle parzialmente, dove il rosso è predominante sia nella totalità del quadro sia parzialmente perché è intervallato con il bianco. Ora ci spiegherà, credo Susi voglia lasciare al fratello la parola perché l'ha ammirabilmente spiegato, col sussidio di musiche che state sentendo in sottofondo e anche di un filmato, credo realizzato dalla RAI, mi sembrava, di Carlo Alberto Chiesa. Sì, quel filmato è un filmato della RAI, fine anni 50, la voce era di Mario Soldati. Sì. E quindi allora il tema del mare, il mare di Sicilia, non poteva che portarci alla mattanza. La mattanza è la cattura dei tonni che si svolge all'interno della tonnara, ma di questo ovviamente ce ne ha parlato approfonditamente e con competenza Ferdinando, per cui lascio a lui subito il microfono per spiegarci anche come ha interpretato sua sorella Susi la mattanza. L'arte pittorica di Susi, questa ispirazione viene da dei racconti che io le ho fatto. Io avevo intuito questa sua capacità, questa sua pittura un po' particolare, però è una pittura che attrae. E allora l'ho arricchita con dei racconti storici, reali, e abbiamo cercato di fare uno spaccato della storia del Mediterraneo, storia della Sicilia, dove mia sorella con i suoi quadri è riuscita a
a rendere, a trasmettere in pittura quello che io solitamente in altre occasioni teatrali ho fatto raccontando la cultura della Tonnara e quindi la mattanza, che è la fase finale di questa pesca cruenta, diciamo, e forte. Quindi il rosso non fa altro che mettere in risalto la cruenza di questa pesca. Quindi questa dualità della mostra è dovuta proprio a questo incrocio. Nella mattanza si parte dal blu del mare, poi emergono questi tonni quando si tirano sulle reti e poi il mare si colora di rosso con questi schizzi. Questa è ovviamente una coda di un tonno e questi schizzi di rosso è il sangue che si sprigiona dai corpi dei tonni allora quando il pescatore li arpiona, li uncina. Il tonnarodo, il pescatore del tonno e il tonnarodo. Perché una pesca particolare? Perché, come dicevo prima, si riconosce al tonno questa forza, perché il tonno è uno dei pesci più forti e più veloci che esiste in mare. In questo caso il tonno rappresenta il futuro, rappresenta anche la possibilità che sia di avere un futuro anche economico, di cibo, perché dobbiamo rapportare tutto, insomma, a qualche... fino a 50 anni fa, insomma, fino a 100. È una tradizione che arriva dai greci, poi dai romani, gli arabi. I fenici inventarono la pesca del tonno, capirono l'importanza di come si pesca il tonno, perché il tonno ha una rotta ben tracciata, quindi le reti messe in mare, il rasi, ecco, la competenza, questo sapere arcaico che si tramanda da generazioni in generazioni. Allora, sarebbe molto lungo spiegare tutto, raccontare tutto di questa antica tradizione, ma noi vi invitiamo a venire a visitare la mostra, perché qui ci sono anche dei sussidi audio e video che vi aiuteranno a entrare in questa antica tradizione. Vorrei che in pochi minuti tu riuscissi a spiegare ai telespettatori perché ti ha affascinato questa storia e come l'hai interpretata visivamente. Ho cercato di far vedere quello che provo e ho portato qui il mio ricordo e il mio legame con la mia terra, che anche se non vivo lì e vivo qui in Toscana, che è meravigliosa e che mi ha accolto a braccia aperte, però voglio sempre costantemente mantenere il rapporto. È rimasta nel tuo DNA. E certo, è certo. Sale al piano terreno della Casa di Giotto sono ospitate le opere di Orlando Poggi. Il titolo della sua mostra personale è A tratti, scritto con la A un po' staccata e quindi con una doppia lettura. Bene. Doppia lettura perché diciamo fa parte del mio tipo di dipingere, che è più una pittura grafica, è più un'espressione più fumettistica, non prettamente pittorica. Quindi a tratti, proprio dai tratti che faccio e che riproduco nei miei. Non ci sono solo ascendenti fumettistiche nella tua pittura, perché lo hai ben descritto in un articolo che parla di questa mostra nel mensile La Toscana. Tu hai mutuato anche dalla fotografia, da tuo padre che era fotografo. Sì, mio padre era fotografo, quindi io ho avuto anche il percorso della fotografia, ma che ho intrapreso poi per darmi mano nel riprodurre. Però nel tuo DNA c'è la fotografia. C'è la fotografia e c'è le prospettive, l'inquadratura. Sì. Tu sei nato in Calabria, però sei, diciamo, toscanissimo, almeno al 50%, perché tuo babbo era forlivese, anche se il cognome sembra più un cognome toscano. Il cognome che porto Poggi è toscomiliano, difatti, diciamo, la mia famiglia poi si compone, si sviluppa fra la Toscana e la... Tua mamma è fiorentina. Mia mamma è fiorentina e io, va bene, per caso, per motivi di lavoro di mio padre, sono nato proprio a Catanzaro. Allora, vogliamo parlare di questa mostra, anzi vorrei partire proprio dalla performance che l'ha accompagnata e che si è conclusa nell'auditorium della Casa di Giotto qualche minuto fa. Oh,
Certo, allora un brano tratto da Ian McEward, una visione un po' psichedelica della donna, che un po' va in contrasto con invece la visione della donna che ho io, che è una donna energica e non è un manichino, come nel caso invece di questa rappresentazione che ha fatto Teresa Fallai, una bravissima attrice di teatro, con Sofia Chellini, che invece è una ballerina che pratica una nuova danza poco conosciuta, ma invece di che ha un bellissimo effetto, che si chiama Vogue. Bene. E il tutto diretto da Giovanni Cassori, va bene, che è un maestro di pianoforte e che ha curato tutta la parte musicale. Perché questa contrapposizione fra le tue donne e quelle della performance? Perché poi fondamentalmente in prima battuta chi vede i miei disegni nota queste forme ferme, capito? E solo cercando i particolari capisce e dà l'energia che io voglio dare alle donne che ritraggo. Quindi lì per lì era bello il contrapporre quella che è l'idea della donna, va bene, invece di una donna manichino, che poi se la leggiamo bene anche quella interpretazione, la donna manichino tanto non è, però mi piaceva proprio questa il bianco e il nero, che poi fondamentalmente richiama quello che faccio io. Thank you.